Buongiorno, in questo video cercherò di riprendere alcuni commenti già svolti a lezione in base alle risposte che voi avete dato a due, in due lavori. Il primo è quello sul commento al conflitto cognitivo rispetto a cosa, che differenza c'è se si parte al conflitto cognitivo rispetto all'obiettivo. Il secondo invece è relativo al lavoro che avete fatto sui vari pattern relativi ai vari tipi di apprendimento. Incominciamo dal primo. Individuo solo gli elementi principali che emergono. Molti hanno detto che se parto dal conflitto cognitivo, il lavoro nasce sul momento e dall'improvvisazione. Questo non è vero, nel senso che io devo comunque cercare di partire dal conflitto cognitivo e non è che lo ricavo quando sono in azione, in la lezione, dovrei già saperlo prima quale può essere il conflitto cognitivo. Lo posso fare con un colloquio clinico che faccio qualche giorno, qualche lezione prima. Lo posso fare sentendo quello che pensano e le domande che hanno fatto gli studenti. Lo posso individuare in base a errori ricorrenti che hanno commesso. Lo posso anche individuare il conflitto cognitivo in base alla mia esperienza, perché so che in certi passaggi di un certo argomento gli studenti trovano difficoltà o la pensano in un certo modo. È anche sbagliato dire che il conflitto cognitivo nasce dal bisogno. Il bisogno è un'altra cosa. Il conflitto è un'idea che gli studenti hanno e che non è coerente con il sapere sapiente. Ed è proprio per questo che io su questo costruisco apprendimento. L'apprendimento non lo costruisco su ciò che non sanno, ma su ciò che sanno male. L'altro discorso che vorrei fare è che noi nell'insegnamento lavoriamo sempre su questa ambiguità. Qualcosa deve connettere quello che gli studenti sanno per capire quello che io sto dicendo. E questo è il ponte. Il ponte è recuperare dei punti, delle conoscenze che gli studenti posseggono e su quelle lavorare per potersi capire. Io per poter parlare con voi devo avere in comune delle parole che per me e per voi hanno lo stesso significato. Devo quindi parlare di una serie di elementi che mi permettono di dare continuità a quello che io sto facendo. Dall'altro devo lavorare sul cambiamento e quindi il conflitto cognitivo. Quindi ogni apprendimento si basa, ogni percorso, scusate, di insegnamento e apprendimento si basa su qualcosa che dà continuità e su qualcosa che rompe. La continuità è data dal ponte, la rottura dall'individuazione del conflitto cognitivo. Apprendimento c'è perché c'è un rinnovamento, ma un rinnovamento c'è anche perché c'è una continuità col passato. Ci sono altre questioni, ma le due principali sono: non è un'improvvisazione partire dal conflitto cognitivo, non è un partire dal bisogno, ma il conflitto è l'idea che hanno diversa da quella che gli studenti hanno diversa da quella che è il sapere sapiente, quindi è un elemento su cui lavorare. Rispetto ai pattern, invece, ho trovato abbastanza positivo. Positivi alcuni pattern che avete costruito. Io in questa analisi che faccio ora individuerò solo alcuni. Chiaramente i pattern che voi avete individuato erano relativi ciascuno per un dato tipo di apprendimento. Questo primo è un pattern sull'appropriazione. C'è sotto una sottolineatura che secondo me va fatta. Il pattern è una successione di attività, quindi il pattern non è la singola attività, ma la successione di queste attività che compongono quel tipo di apprendimento. Siccome è una successione di attività, ogni attività prevede delle cose che fanno gli studenti e delle cose che fanno i docenti, quindi non c'è il pattern del docente e il pattern dello studente, ma il pattern è una successione di attività. Per esempio, in questa c'è, vedete, 1-1 giustamente. Ha evidenziato in ogni attività uno cosa fa l'insegnante e cosa fa lo studente.
L'insegnante introduce e spiega un nuovo argomento, lo studente ascolta l'insegnante. L'attività 2, gli studenti possono porre delle domande, il docente risponde in modo esaustivo. Attività 3, il docente inizia una discussione in classe e lo studente risponde alle domande. 4, l'insegnante assegna degli esercizi alla classe per verificare se gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi, lo studente svolge gli obiettivi. È chiaro che qui, ad esempio, non è un apprendimento per appropriazione puro, nel senso che la fase 3 è anche una discussione. Comunque la Lorillard dice che è sempre importante nell'apprendimento per appropriazione dare spazio alle domande, perché le domande degli studenti permettono di allineare il percorso. Il problema principale nell'appropriazione è che il docente vada sulla sua strada e non tenga conto dei problemi che hanno gli studenti. Le domande permettono invece di allineare continuamente. Una particolarità dell'apprendimento per appropriazione è il doppio livello, i due possibili percorsi, uno che si basa sul doppio racconto, l'altro scoperta e racconto. Si è visto che l'apprendimento per appropriazione migliora se gli studenti arrivano a lezione, quindi arrivano a sentire la spiegazione del docente avendo già o studiato alcune cose o essendosi posti dei problemi. È stato visto che questa seconda modalità è migliore. Cioè, come dire, non è che io prima debbo approfondire gli argomenti, ma debbo capire quali problematiche, in modo che poi la lezione del docente trovi già un terreno fertile, cioè lo studente capisca e possa anticipare quali sono i problemi che lo docente cerca di risolvere. Il secondo pattern è per discussione. Il pattern per discussione è il pattern in cui il docente pone il problema, vi è una discussione, gli studenti inseriscono le risposte se fanno in gruppo, analizzano la frequenza delle possibili risposte, poi c'è una discussione che riguarda tutta la classe e alla fine il docente fa una sintesi. Questa è una modalità. In linea più generale, la discussione si ha quando il docente propone un problema e propone anche degli strumenti di approfondimento. Dopodiché, gli studenti approfondiscono e discutono supportando ciascuno la propria argomentazione. L'apprendimento per indagine avviene quando gli studenti approfondiscono un argomento in base a testi che il docente presenta loro oppure che ricercano loro, in cui approfondiscono un argomento. È un lavoro di ricerca. Quindi anche qui avremo come pattern decidere l'argomento, lo docente insieme condivide spesso con gli studenti questa decisione, vengono pianificati i metodi, gli strumenti, vengono cercati i materiali su cui studiare. Studiato, si cerca di rispondere alle domande, alle ipotesi di partenza, si condivide con gli altri le risposte ottenute e infine si riflette se il lavoro è stato condotto correttamente. Simile era questo pattern: l'insegnante individua l'argomento e lo presenta agli studenti, predispone l'ambiente se lavora via web in modo che gli studenti ritrovano le risorse. Gli studenti accolgono lo stimolo, gli studenti individualmente si fanno un'idea su quello che dovranno fare, gli studenti lavorano in gruppo per approfondire, per accedere alle risorse, per decidere come procedere, mentre l'insegnante monitora. Il lavoro continua individualmente, il lavoro di studio, ci si riunisce poi nel gruppo di appartenenza per presentare ciascuno ciò che ha approfondito, si concettualizza il compito. E poi la restituzione. Nell'apprendimento per pratica, vi ricordo che queste slide sono anche all'interno della lezione oggi, 8,
nell'apprendimento per pratica il problema presentato o co-deciso studenti e docenti si risolve attraverso un'attività di scoperta. Può essere un esercizio, può essere ad esempio cercare di capire una regola di grammatica analizzando diversi testi, può essere un esperimento di fisica, di scienze, quindi una pratica. Mentre nell'indagine io cercavo una risposta nei testi, qua cerco una risposta con un lavoro di induzione, facendo delle esperienze. Il pattern, definire l'obiettivo, costruire l'ambiente per la sperimentazione, lo studente opera, pone delle domande, lo studente interpreta il lavoro fatto, poi c'è l'azione, e l'interpretazione di quello che viene fatto. L'ultimo modello, l'ultima tipologia di apprendimento è per collaborazione o per progetto. In realtà è una modalità operativa che sintetizza molte delle precedenti. Anche in questo caso avremo una fase introduttiva in cui viene discusso, introdotto con una condivisione col docente il problema. Nel lavoro per progetto molto spesso gli studenti hanno maggiore autonomia nella scelta del problema. Dopodiché lavorano ricercando materiali, costruendo a seconda dell'obiettivo. Alla fine debbono condividere e ricostruire senso nella fase finale. Buon pomeriggio.